strano che noi oggi celebriamo in questa imponente adunata è dovuta alla tenacia, alla tecnica, ma soprattutto alla fede dei rurali italiani. Questa vittoria ha un'importanza grandissima di ordine finanziario, di ordine economico, di ordine militare. Noi oggi sappiamo che in qualsiasi evenienza non mancherà più il pane ai soldati e al popolo italiano. Per questo va a voi i presenti il mio elogio e il mio applauso e va ai rurali di tutta Italia la gratitudine dell'intera nazione. Grandi aziende, primo premio, Zanaboni Mario, Locatelli Giacomo, Gagnadello Cremona, secondo premio, lire 20.000, Pietri Dante e Ferri Alberto, Barbata, Bergamo, 37 la zona, 77 il premiato. Magnanini Vincenzo, Pasco, Reggio Emilia, 31,50. Alloggi Sebastiano, Santo Sant'Angelo Calomerò, ora vengono i premi del quarto concorso nazionale del grano tra parroci e sacerdoti. Primo premio, lire 1.000. Tabaglio Don Ernesto, Gagnadello Cremona. Alessandrini Don Mario, Collina di Forlì. Tutti al lavoro nell'anno 12 per conservare e perfezionare la vittoria.